Ragazzi, buonasera. Siamo Yuri e Lilo. Eccoci qui, tornati con un'altra esperienza di quelle che stiamo portando, dei tre capitoli che stiamo portando Devil Within 2, che porteremo questa sera, Callisto Protocol e Resident Evil 4. Ma torniamo, come dicevo, su Devil Within 2. Breve, ci vedrete anche. Eccoci qua, Eccoci qui. ragazzi. Più rossi che mai. Sì, pure le luci sono verdi, rosa. Ma Mi piaceva l'effetto. figo, è figo. Bello. Allora, quindi riprendiamo con Devil Within. Grazie a Dio esiste il Quick Resume su Xbox e Una gran fortuna. siamo già dentro l'esperienza dove eravamo rimasti, praticamente. Ovviamente, ragazzi, se vi va, iscrivetevi al canale e lasciateci anche dei pareri in merito, insomma. Qui devo mettere fine. No, No, a posto così. no. Posso così, lascia così. Mi Quindi raccomando, diteci se ci sentite bene, se ci vedete bene. assolutamente. Noi ovviamente riprendiamo da qui. Buona Buona visione. visione, ragazzi. Allora, avevamo salvato e stavamo un po' impicciati perché Dimmi. niente. Dimmi, niente. Niente, ciao. C'erano veramente tanti nemici. Sì. Poi ho preferito salvare perché ci stava portando in un punto molto. Non lo so, c'ho un brutto presentimento. Ho detto qua va a finire male. Aspetta, mi devo ricordare ancora i tasti perché ragazzi. Beh, cambiando di continuo. Sì, esatto. Però aspetta, lo vedo un po' piccolo. Si vede un No, po' ma penso piccolo. che sia il monitor. Non... No. Proviamo a vedere se è così è un po' meglio. No. Assolutamente no. A parte lo vedo pure da qui. Però lì confondo un po'. Io credo che così vada bene. Sì, lo lasciamo così allora, perfetto. Ok, sì, dicevamo purtroppo non è che c'ho un bel presentimento. Che era bottiglia. Dio, com'era il menu? Non mi ricordo niente. Ah, ok, con L1, che poi in realtà sarebbe tipo L. Che cazzo? Qui non c'è. Ah, Come? no, 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 c'è, c'è, c'è. Qui Aspetta, RT, dai. LT, però questo che era? Boh, vabbè. Vabbè. Ok, quindi con questo qui. Perfetto, abbiamo le cure e la pistola. Ovviamente equipaggiamo la pistola. Se vi fa piacere, scriveteci in chat, così comunque vi salutiamo. Non fate i timidi. Esatto. La mappa era con. Ok, bene, almeno questo è rimasto uguale. Dovevamo andare qui. Ah, nella chie. Merda. No. Meno male. Via, via, via. Ancora con sta torcia. Ancora sti cosi, no? Che cos'erano? Praticamente sono delle bottiglie vuote che Ah. servono per fare rumore per distrarre i nemici. Ah, ok. Che cos'è? Comunque credo che il volume di gioco sia basso rispetto alla tua voce. Ok, non siamo. Scusate. Voi che ne dite, ragazzi? Ok, l'abbiamo alzato. Mo' vediamo anche in azione, perché Eh sì, comunque. ho ragione. Oh merda. Dove sta dietro? Ma. Ok, abbiamo un'accetta. Via, via, via. Ho capito, do cacchio entro qua. Ah, però non è, mi sa, la chiesa, perché. Eh no, indica qui. Perché ha fatto così?
c'è una risonanza all'interno, probabilmente. Vediamo. Ecco, era questa la casa strana che non mi convinceva, perché comunque è vuota, però C'è il segnale forte. sì. Non c'è tempo. Vado a cercare i riferimenti all'albo. Vediamoci all'ufficio informazioni quando sei pronto. Non capisco un cazzo, però. Aspetta, usciamo fuori. Arrivare laggiù, giusto? Cosa? Tanto cacchio se... Forse è qui proprio. Ho capito. All'autofficina. Ok, quindi ci sono delle munizioni all'autofficina. Meno male, zoom. Indaga su entrambi i punti di risonanza. Entrambi. Ok, questo l'abbiamo agganciato. Non ho capito qual è l'altro. Questa cosa che si mimetizza in mezzo Si fa. alle foglie fa molto ridere. Ok, però intanto vediamo. Mi sembrava che in questa casa comunque non ci fosse nulla di interessante, mi sembrava, no? Però non si sa mai. Mi sembra che l'avevamo visitata prima di salvare, insomma, perché avevo un brutto presentimento. Ho detto: senti, fammi salvare, che è meglio. Un cassetto, ma è vuoto. Sta porta non porta. Non porta a nulla. Allora, ah, eccolo. Punto di risonanza. Peraltro già l'abbiamo vista. È giusto a scopo di filmato. Mortacci loro. Bastardissimi, eh? Molto. Sì, infatti l'aveva detto Castellanos che praticamente loro non fanno distinzioni, praticamente uccidono sia umani che mostri. Che cos'è? Le casse? Però ovviamente neanche una cazzo di arma, perché c'è una botola, però prima raccattiamo cose. Fusibile? Piccolo fusibile proveniente da una scatola elettrica. Purtroppo non può essere usato per riparare scatole di fusibile fuori uso. Questo componente può essere usato per creare oggetti utili. Ah, ok. Guarda, scommetti che essendo un componente elettrico tu ci fai le frecce elettriche? Ti ricordi la balestra elettrica? Sta anche sul primo. Sì. Che paralizzava i nemici tipo 2 secondi d'orologio, era inutile praticamente. Infatti è Più stata la la cosa spesa che... che l'impresa. Sì, è stata la cosa che ho usato di meno, infatti. Sì. Ma che è? Il La sala CED! CED. Salta, sala di server. Tieni premuto. Raggiungi l'armeria nel midollo. Cioè... Questo computer funziona ancora. Beh, sì, è vero, essendo noi stessi dentro questa specie di software creato dalla mente delle persone.
È molto figo sto gioco, eh. Sinceramente, a me piace. Ok, quindi adesso stiamo proprio nell'armeria. Ah, bene. Questo ci fa piacere. Ole, tutti i componenti di armi che poi potremo usare per... Creare proiettili? Per potenziare l'arma, Ah, mi sembra ok. di ricordare che era. Che no, qui non possiamo prendere nulla. Però ti pare che va tutto liscio, nel senso già che ci fa prendere munizioni. Ci si prospetta davanti qualcosa di brutto. Probabile. Mazza, già abbiamo finito. Pensavo chissà... Vuota sta armeria, è inutile. L'avevano già rapinata. Sì, praticamente sì, quei due brutti ceffi. Spero siano morti. Lui che fa più casino che mai. Adesso si sente bene l'audio. Sì. Piantina. Salvataggio in corso. Mamma mia, che brutto presentimento che c'ho. Ma che cavolo di posto strano. Sembra una via di mezzo fra un garage. Un ospedale, cioè, Sì, non si sì. Un capisce bene che è. TSC04. mix di idee. È chiusa. Ok. Meglio così. Attento. Cazzo. No, equipaggiala. Cambio dardo, cioè? Io la mattina Sì, uguale. no, infatti. Porca troia. Chiaramente non è un normale nemico. Perché? Perché gli altri non fanno questi versi. C'è cioè qualcosa di... A L'impedante. parte inquietante, probabilmente sarà anche più forte, credo. Visto che l'abbiamo incontrato dopo. Magari sono tutte paranoie, magari è un normale nemico solito. Però gli altri non facevano sto suono. Ok, in questo gioco potevamo usare, come in Resident Evil 4, lo stealth per pugnalarli da dietro. Però... Che cazzo è stato? Ma dov'è? Ah. Ma non riesco manco a mirarla così, che cazzo. Non c'ho manco il mirino, sto. Merda. C'ha un coltello. Vedi che non è un normale nemico. Vedi che... Troppo lento, devo usare la pistola. Vedi che non è normale. Cioè, sì, in tutti i sensi. Tra l'altro, quanto cazzo è resistente. Oh, ci sta ammazza. Vaffanculo. Merda. Ma è fottutamente veloce, non riesco neanche a mirarla. Ah, Dio, tra l'altro tre frecce, non so quanti... Oddio. È inciampata nel nulla. Ma è vero... Ma va vuoto! Ma perché gli passa attraverso i colpi, cazzo?
che non è normale. 8, ci siringhiamo. Mortacci tua, oh. Ma poi fra l'altro Starman serve un cazzo praticamente. È solo grande e basta, non serve a niente. 3 anni per caricare. Ecco, fra l'altro. Tra l'altro abbiamo finito pure le munizioni normali. Abbiamo solo questa specie di faro che è inutile. Ok ragazzi, scusateci, era tanto che non succedeva, abbiamo avuto un problema di connessione. I nostri famosi problemi di connessione. Quelli sono okay. Sempre rimasti, mi dispiace. No, in realtà era un botto che non succedeva, non avevamo avuto più problemi. Ma a quanto pare ogni tanto Sfarfalla la connessione. Allora, quindi abbiamo eliminato la cosa. Quell'essere DWB03. Che c'ho sempre un brutto, per esempio. Ma che era? La porta, quella è la porta. Quella non era la porta. Vabbè. Mi dai qualcosa di più utile dei semplici scarti, cazzo? Un tubo di metallo. Io eviterei anche. Abbiamo trovato i famosi soldati. Ti prego, fa che riesco a colpirlo. Sì. Fossero tutti così facili. Quello è il famoso brutto ceffo. Stavo fatto a pezzi, letteralmente. Sì. Ok. Mazza, ha fatto un macello. Direi di sì. Ok, vabbè. Mobius è chiusa. Ah, questa? Infatti non... Perché sta là? Vai, noi apriamo le porte così. Come è giusto che sia. Sì, proprio per non farci sentire. Esatto, lo stilt prima di tutto. Che cos'è? Ah, oddio, mi ricordo Resident Evil 2 quando. Sì. Ricordi Muff là o le cose? Sì. Un elettrocardiogramma fatto. Oh. Quasi. Grande. Vabbè. Però, mannaggia, però io voglio esplorare. Che altro c'è qui? Scatola di fusibili fuori uso. Quindi non posso fare niente. No, aspetta, che diceva però? Mannaggia, perché ho saltato? No, non lo puoi più vedere. Mannaggia, aspetta. C'è tipo un aspetto. Ah, ok, file forse. Ricordi di sì, no? Tutorial forse? No. Sono me diapositive. No. Utilizzare la balestra, no? Ricordo, no. No. Macchina caffè. Aprire le porte. Bello. Premi A, vabbè. No, diapositiva nemmeno. Queste sono le nostre statistiche. Ci stiamo giocando da 2 ore e 12 minuti. Boh.
siccome il protagonista si ricarica con il caffè, noi vi abbiamo lasciato in chat un link Sì. dove se vi va ci potete offrire un caffè. Esatto, ragazzi, se Così vi va, ci ricarichiamo ovviamente. anche noi. Ci fa tanto piacere. Scusa, ma essendo una cosa elettrica, ma se gli sparo? Perché devi consumare tutte No! No, che genialata! Aspetta, Fe, dove cazzo vai però? Perché ho pensato a una cosa elettrica, forse se gli do un input elettrico. Mazza, figo, funziona davvero. Cioè, l'ho fatto, ma non immaginavo minimamente che funzionava. Ho detto, vabbè. Più che altro che genio lampeggiava. del male, oh, grande. Beh, anni a giocare senza te. Che mi dai? Ti prego, dammi un fucilozzo. Un pompazza. No, Il assolutamente. lanciapatate. Il pompazza! Ho dato il pompazza! Che bello! Scusate. Il pompazzo. Lo prendiamo volentieri. Bene, mi servirà. Direi di sì, in questo posto infernale. Qui che c'è il lanciapatate? No, ma che vuoi? No, cioè, non Il puoi avere tutto dalla lanciapatate, vita, eh? polvere da sparo. Comunque già qualcosa. Da che stavamo con munizioni. Cioè abbiamo più munizioni per fucile che per pistola. Fantastico. Quello significa che dovrei Staccato. usare solo quello d'ora in poi. Speriamo di no. Ma fra l'altro come si equipaggia così, è semplice. Olè. Che è rimasta aperta? Chiudi un po' sta porta che c'ho. Con quella un brutto presente. No, non la fa chiudere. Vabbè, andiamo qui. Ma che genialata. Cioè, sono quelle cose che te fai, però dici sì, ma ti pare che funzioni. Ti Invece. pare che funziona? Funziona sì. Ma è un posto grande lì? Bello grande, si riconnette anche mentre qui continua. Vabbè, esploriamo. Però. Stanza troppo Scusate un grande. attimo, torniamo subito. Sì, un secondo. Ok, ragazzi, come accade spesso a quest'ora lì, l'ho andato via. È andata via, quindi proseguiamo noi. Eccoci, magari sistemo meglio la cam. Ole. Bene. Ah, fra l'altro lì c'è la scritta Alpha Gamer. Ok, vediamo un po', vediamo un po'. Eccolo qua. Riprendiamo da dove eravamo rimasti allora. Dicevo, quando ci sono queste stanze così grandi, non promette nulla di buono, o quando ci sono caricamenti, o quando ti dà troppe munizioni, tipo adesso ci ho dato il fucile. No, ma in realtà era dove stavamo prima. Ah, quindi si è riallacciato a... Ah, no, questa non me l'aspettavo allora. Aspetta. Ole. Riequipaggiamo la pistola perché non vorrei. Già abbiamo sprecato troppe munizioni. Infatti, ce ne sono rimaste due. Dai, che anche con la pistola stiamo a 6, eh. Non è che stiamo tanto bene messi con le munizioni, eh.
perfetto. La chiave della Madonnina. Ah, ma qui stiamo tornando indietro praticamente. Sì, qui è dove stava quella col coltello. Sì, eccola. Speriamo di non incontrare questo nemico adesso, perché cioè, senza... Madonna, che testata. Che senza munizioni non è assolutamente piacevole per nulla. Non mi ricordavo che eravamo scesi, che eravamo scesi per delle scale. Ah sì, invece sì. Ok, ritorniamo al presente, insomma, dove eravamo prima, la cittadina di Union, si chiamava, mi sembra. Sì, mi sembra Union. Ok, ricordi di Castellanos. Ah ok, sopra dal caricamento. In percentuale. Beh, è stato un bel escamotage quello di far diventare il caricamento di questa realtà virtuale anche il caricamento del gioco stesso. Un po' come le porte nei vecchi Resident Evil, che il filmato dell'apertura era per caricare lo scenario, lo stage che c'era dietro. È molto figa come idea, ci sta. Ok. Cedar Avenue. Olè, noi apriamo tutto così. Oddio, scusate, c'è sta una mosca. Oh mio Dio. Olè. Merda. Ammazza, si è rotta subito. Cazzo. No! Cavolo, sta cazzo di mosca. Oh, mi tirano cose. Via, 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 via. Chi è che sta parlando? Oh, ma c'è qualcuno... Madonna, sta mosca molestissima. Ma c'è qualcuno dentro la chiesa? La prossima volta potrebbe andare peggio. Molto peggio. Aspettiamo che se ne va. Non ancora. Lo stealth è molto importante su questo gioco, a quanto pare. Ma che cosa sta succedendo qui? Perdonami per ciò che ho fatto. Perdonami per ciò. Ah, ok, quindi è riuscito a... Perdonami. Nonostante un prete, è riuscito a eliminare un nemico. So che ho peccato, ma non questo. Ti prego, non peccherò più. Perdonami. Mi dispiace. Perdonami per ciò che ho fatto. Ehi. Perdonami, signore. È tutto a posto? Oh, signore, ti prego. Ti prego. Ecco. Si rialza sicuro. Sicuro.
Guarda, eh. Ah no. Peggio. No, te prego. Ecco. Oh, che era? Oh, ammazza, c'è stato un sacco di... No, vaffanculo. Via. Ugona. Mamma mia. No, si sta avvicinando. No! M'ha trovato! Mi stanno dappertutto, non so più dove scappare. Qui. Ok, qui non mi dovrebbero trovare. Spero. Mamma mia che fatica. Incredibile. Se ne sono andati? Ok. Approfittiamo per curarci, innanzitutto. Sono rimasto con un proiettile. Mamma mia. Il dubbio che mi sorge a me è che non vorrei che nella chiesa c'era qualcos'altro. No, però mi sono preso tutto. Vediamo. Era tipo qui. Ma no, quello è il rifugio. Quindi forse sta la parte. Stava la chiesa. Boh, vabbè, comunque no, non mi segnala nessun altro oggetto. Quindi in teoria ho preso tutto. In teoria. Poi staremo a vedere se effettivamente. Merda. Merda, merda, merda. Facciamo una cosa. Passiamo per di qua. Piano piano. Treadwell tracking. È un'altra zona. Sì, è totalmente un'altra zona. Allora facciamo così. Ma noi ti segnali che c'era rimasto ad esplorare, scusa. Ah, quello lì giù. Cavolo, però volevo vedere a chiesa, sono curioso. Cioè, nel senso, comunque degli oggetti erano... Cioè, li ho presi, però non so se tutti proprio. Non... No, non mi fa passare. Che cos'è? Ah, no, niente. Lì c'era un'altra presenza inquietante sulla sinistra. No, non accendere la torcia. Per quanto odio io lo stealth, mamma mia. Non lo sopporto. Però d'altronde non possiamo fare altrimenti. Stiamo con proiettili di pistola. E uno di fucile, mi sembra. Quindi. Sto tornando dove stavo prima. Praticamente sì. Vaffanculo, curiamo. Olè, olio cuore. Questa che parte è, scusa? Ah, vicino al... c'è il salvataggio qui. No, perché è chiuso? Merda. Via, via, via. Ok. Ah no, ma mazza tanto sono grosse ste piante. Ci sono altri nemici probabilmente, no? Ah, meglio così. Ah, questa è la parte dietro... vicino alla chiesa. Sì, eccola, vedi. In teoria non ci dovrebbero essere oggetti, però...
proviamo a vedere. No, gli ho aperto la porta addosso praticamente. Ok, andiamo nel punto di salvataggio allora. Ma prima, no, prima niente, mi stanno inseguendo. Entra dentro. Ottimo, via. Chiudiamo a chiave. Rifugio di O'Neill. Ah, finalmente. Ok, allora intanto ci beviamo un bel caffè per... No, non si è ancora rigenerato il caffè, eh? Però possiamo fare un sacco di cose, tipo crearci munizioni e potenziarci le armi, che secondo me è la cosa più consona da fare. Intanto ci facciamo 20 proiettili. Dardi per le frecce. Ma uno per volta. Ah, vabbè, finiti. Ci facciamo anche le cure. Potenziamenti. Vabbè, questa qua. La cadenza di tiro è sempre importante. Come la velocità di ricarica, più che mai. Abbiamo finito? Velocità di ricarica del fucile, capacità del caricatore, cadenza di tiro. Cadenza di tiro. No, capacità caricatore. Perché ho visto che portava solo 3 colpi. Comunque è un po'. Un po' scarso. Ok, qui al banco abbiamo fatto tutto per il momento. E... che cosa potevamo fare? Ah, giusto, dovevamo andare allo specchio. Perché allo specchio possiamo farci i potenziamenti. Dov'era lo specchio però? I potenziamenti per Sebastian. Qui? Sì. Ecco lo specchio. Così salviamo anche, ragazzi, e continuiamo la prossima volta. Ah, c'è anche il micio. Intanto vediamo qui che... il micio macio? Ok, no, diapositiva abbiamo solo quella. Dov'era che potevamo potenziarci? Qui, eccola. Ha portato qualcosa? Una chiave? Ottimo. Sì. Alcune chiavi aprono nuove percezioni, ma questo non è il caso. È più banale, tuttavia molto utile. Ok, possiamo scegliere? Su, ne apra uno. Facciamo questo in alto. Più utile a lei, polvere da sparo. Abbiamo anche un'altra chiave. Questa. Polvere da sparo, bene. Mentre per quanto riguarda... No, cazzo, mi devo potenziare. Vedo che ha di nuovo bisogno della mia assistenza. Poi chissà se capiremo chi è questa. No, fra l'altro sta cosa, ma si può togliere?
No. Vabbè. Allora, che cosa possiamo potenziarci? Che poi costano tutti abbastanza i potenziamenti, eh. Recupero. Perché poi sono tutti importanti, tra l'altro. Non è che dici... questo l'ho fatto. Facciamo la salute. E recupero. Eh sì, questi secondo me al momento sono i più importanti. Posso parlare con lei? Il è accogliente, ma non è un posto in cui indugiare. Ok. Ok. Va bene ragazzi, allora detto questo noi ci salutiamo, ci vediamo martedì. Porteremo penso sempre Devil Within, porteremo ragazzi martedì. Perché a parte mi sta piacendo tantissimo, ci sto infognando più che mai. E poi almeno proseguiamo, diciamo, tutte le saghe, cerchiamo di metterle a paro. Perfetto ragazzi, grazie ancora per la compagnia, assolutamente come sempre. E ricordatevi, se vi va ovviamente, iscrivetevi sui nostri canali, sia sulla piattaforma viola che su quella rossa, in quel caso attivate anche la campanellina. E siamo anche su altri social come Instagram e Facebook, dove vi aggiorniamo sempre sulla nostra programmazione, che comunque è sempre abbastanza lineare adesso, grazie a Dio, che è martedì, mercoledì e giovedì alle 19.30. E stiamo anche su TikTok, siamo molto meno presenti su TikTok ovviamente, però se vi va basta scrivere Alpha Gamers. Poi vedete insomma l'icona di me e Lilo cartoonizzati e siamo noi praticamente. Ok ragazzi, allora buona serata e grazie ancora per la compagnia. Buon fine settimana anche.